Sì, un messaggio a tutti i comuni del Veneto. Oggi si sta svolgendo l'Assemblea Nazionale. Volevo solo riassumere un po' quelli che sono stati i temi degli interventi iniziali in sede di rinnovo delle cariche. È stato rieletto il presidente Fassino all'unanimità sostanzialmente. Però quello che a me mi preme insomma far sapere è che c'è stata una grande attenzione e presa di posizione e di cambiamento rispetto agli indirizzi che sapevamo rispetto ai piccoli comuni. I piccoli comuni, quindi i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, grazie anche alle nostre pressioni ma anche di tutti gli ANCI, proprio perché è stato riconosciuto che sono oltre 5.000 in Italia, faranno parte di diritto del Consiglio nazionale. Ci sarà un'apposita rappresentanza dei piccoli comuni in Consiglio nazionale e questa è una novità assoluta, ma soprattutto poi gli interventi sono stati tutti volti all'attenzione dei piccoli comuni e dei grandi cambiamenti che non possono essere imposti ma che devono essere condivisi. Inoltre è stato nuovamente ribadito quello che noi abbiamo detto fin da subito, che anche le modifiche del patto di stabilità così come sono state formulate non sono utili ai comuni e i nuovi tagli rispetto alla spesa corrente sono insostenibili. Pare che ci sia una decurtazione dei tagli, ma comunque noi non ci limitiamo a questo perché abbiamo continuato a chiedere non più tagli, perché i tagli sono insostenibili. Gli interventi che si sono succeduti fino ad oggi sono stati quelli dei sindaci, che sono stati quasi tutti sindaci dei piccoli comuni, sono stati proprio esempi pratici di come è impossibile garantire quasi più nulla e soprattutto è stato detto che i sindaci non possono continuare ad essere in prima linea a parare i colpi nei confronti dei cittadini rispetto a scelte dello Stato centrale e ci siamo riferiti soprattutto rispetto al tema delle tasse che i comuni sono costretti ad applicare e ad alzare per garantire il minimo dei servizi.